schia, piaccia, play, premi, like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milka sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video tutorial che mi è stato richiesto da un utente, poi magari anche qualcun altro di voi potrebbe interessare, è su come mettere gli emblemi personalizzati sulla nostra crew ragazzi. Allora, questo metodo funzionava anche su Google Chrome, però non dà più la possibilità di incollare codici nella pagina di Google Chrome, quindi lo faremo con Firefox ragazzi, quindi andremo ad entrare nel social club con Firefox. Non vedete i miei dati perché giustamente li ho oscurati, che so scemo, che vi faccio vedere a voi i dati miei, insomma, dai raga. Allora, niente, inserite i vostri dati nel social club, a parte gli scherzi. Una volta inseriti i dati nel social club, vi loggate, entrate nel social club e andrete nella pagina della vostra crew. Adesso andremo a vedere con molta calma quello che dobbiamo fare. Allora ragazzi, io qui stavo facendo delle varie prove, quindi c'ho qualche simbolo salvato. Andate nella vostra crew, andate in gestione crew, e una volta che siete in gestione crew ragazzi, come vedete qui abbiamo gestisci crew, e andiamo a creare un nuovo logo, quindi andiamo a crearne uno nuovo. Quindi avremo la nostra bella paginetta, apriamo Google Chrome, scusate ma a me ogni tanto mi si apre qualche finestra, tipo non si sa, un bordello ragazzi, ecco, tipo adesso per esempio. E comunque va bene, non ci fate caso, ma sono tutte le notifiche che mi arrivano, le cose, cazzi e mazzi, insomma. Quindi andiamo su Google Chrome e andiamo su GTA Logo. GTA Logo è una pagina ragazzi che ci permette di scegliere fra vari loghi, basterà digitare che cazzo ne so, quello che volete voi, per esempio scrivete NOS e vi appaiono tutti i loghi con la scritta NOS o comunque che sono attinenti a NOS o che hanno il tag NOS, scrivete girl e vi compaiono tutti i loghi con ragazze, insomma con tipe. E vedete voi, insomma, qui ci sono veramente, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, potete scegliere veramente tantissimi loghi, poi giustamente siete voi quelli che dovete scegliere quel logo che a voi piace. Ovviamente io vado a scrivere Devil, giusto per non mettere oscenità, insomma, no vabbè, a parte che oscenità, insomma, so tette e culi, manca di che so chissà che, insomma. E vabbè, scegliamo un logo di questi ragazzi, mettiamo un logo di questi, comunque ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tantissimi, che io penso che ve stufate di sta a girare pagine per cercare un logo ragazzi, ve stufate veramente. Allora a questo punto, quando siete qui, avete aperto il vostro logo, dovete andare in show code, vi darà questo codice qui ragazzi, scendete in basso come sto facendo io, arrivate fino alla fine e incollate manualmente il codice, lo dovete selezionare tutto e lo dovete copiare. Qui sopra dice anche copy code, però alcune volte non funziona ragazzi, io preferisco farlo manualmente, che è meglio. Quindi andiamo a incollare tutto quanto il codice e una volta che ce l'abbiamo, tasto destro del mouse e facciamo copia, dopodiché andiamo qui nella pagina di Firefox e facciamo ispezione elemento, andiamo in console, a me non lo dice ma ad alcuni di voi ragazzi dirà non incollate codici che non conoscete la provenienza per evitare truffe, cazzi e mazzi, e lì vi dirà anche
di scrivere consenti incolla e quindi poi farete CTRL V e incollerete, ragazzi. Per incollare qui in questa pagina serve CTRL V. Dopodiché chiuderete la pagina e vedrete magicamente il vostro logo formarsi. È abbastanza semplice, ragazzi. Una volta che il logo si sarà formato tutto, che avrete il vostro logo, come vedete qui c'è già il logo bello e pronto, fate salva e poi fate pubblica, ragazzi. E una volta che l'avrete pubblicato e salvato nella vostra GRU, nella vostra pagina GRU, ve lo farà salvare tranquillamente. Invece con Google ve lo fa salvare, ragazzi, però non ve lo fa applicare. Quindi una volta che l'avete salvato e pubblicato, io qui ho ricaricato ma non serviva a ricaricare, quindi andiamo a pubblicarlo. Andate nella vostra pagina GRU e ve lo trovate. Comunque adesso andiamo a salvare il tutto, ragazzi. Come vedete, se avete più GRU vi fa scegliere dove volete pubblicarlo, in quale GRU volete pubblicarlo e cazzi e mazzi. Io ho 4-5 GRU, quindi avevo da scegliere, insomma. Quindi a questo punto, ragazzi, abbiamo il nostro logo pubblicato sul Social Club Rockstar. Quindi non ci resta altro che mettere il logo, ragazzi. Come vedete, anche sulla pagina della GRU c'è il logo pubblicato. Quell'altro che avete visto, Polis LSPD, l'ho pubblicato ieri sera. Quindi scusate, qui sono entrato nella pagina ma non dovevo. Torniamo indietro, rifacciamo il procedimento, non vi voglio impicciare il cervello. Andiamo nella pagina della GRU, ragazzi, andiamo in gestisci GRU, andiamo sul nostro logo e come vediamo abbiamo un logo in più. Lo selezioniamo, ce lo applica, facciamo applica e il gioco è fatto. Se non ve lo carica, aspettate alcuni minuti, ragazzi, alcune volte potrebbe succedere. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.